Buongiorno regà, allora mi trovate di nuovo questa postazione, dietro ci sono vestiti che devo fare per Etsy, devo fotografarli oggi e metterli non so quando. Mi trovate di nuovo con questo faccione, ho fatto la skincare e ho messo un po' di correttore. Adesso vorrei prepararmi con voi perché oggi parliamo un po', facciamo sempre un get ready with me sperando che non venga un fallimento come la scorsa volta perché ho blatterato troppo, però vorrei parlare con voi un po' del come è cambiato un po' il mio concetto di sostenibilità nel tempo. Per chi fosse nuovo qui, ciao, io sono Doina. Per chi invece mi segue da tanto, grazie di essere ancora qua. Ho fatto questo canale parlando del Canada, poi mi sono spostata sul zero waste e poi ho parlato di veganismo, poi a un certo punto sono sparita e niente, quindi adesso sto cercando di riprendere YouTube in mano. Pian piano si fa tutto. Quindi oggi, come avete visto dal titolo, parliamo un po' di come è cambiato il mio concetto di sostenibilità nel tempo e quali sono adesso, diciamo, le mie priorità rispetto a quello che erano magari 6 anni fa. E spero che questo video vi interessi, vi piaccia. Se per caso mi seguite da tanto tempo e sapete un po' i video che facevo prima, parleremo anche di quelli. Allora, quindi prima di tutto, se volete vedere il mio faccione molto di più, mi trovate su Instagram, i canali che sono qua sotto i link, e poi trovate anche il link dei le varie cose, c'ho un link affiliato con la Wild se vi interessa, che è il deodorante sostenibile vegano che comprate solo la case e poi semplicemente comprate i refill, quindi si evita di comprare i deodoranti al supermercato, che molto spesso magari non sono neanche cruelty free vegani, ma si evita anche di comprare la confezione, insomma, diversa ogni volta. E poi ho anche il mio shop Etsy se vi interessa. Su Etsy io metto alcuni vestiti che erano miei e altri invece che sono andata a cercare perché mi piace molto questa cosa di cercare vestiti, di sperare di far contento qualcuno perché ha trovato un bel pezzo su Etsy da indossare, quindi se vi interessa trovate tutto qua sotto. Bene, iniziamo. Allora, come ho detto, se mi seguite dal 2018, io nel 2018 ho iniziato a fare dei video sul zero waste proprio perché mi ero avvicinata al movimento. Per chi non ha la minima idea di cosa sia il movimento zero waste è nato proprio come per aiutarci a diminuire i rifiuti nella nostra vita, quindi cercare di, che ne so, comprare sfuso se si ha la possibilità, oppure comprare prodotti senza imballaggio in modo da non accumulare tante cose e evitare anche di avere tanta spazzatura che buttiamo poi. Anche la cosa che si poteva riciclare, insomma, cioè di cercare di evitare di avere meno confezioni possibile quando si comprano le cose. E secondo me era un bellissimo movimento per iniziare ad avvicinarsi alla sostenibilità, però secondo me è andato un po' scemandosi col tempo, tanto che io adesso lo considero veramente uno dei peggiori peggiori movimenti in assoluto, e vedere ancora video sul zero waste mi è tipo mi cringe un pochino, lo ammetto. E adesso vi spiegherò anche i motivi, assolutamente sia chiaro, no judgment here, semplicemente credo che quello sia stato un bellissimo momento per iniziare, ma ci si doveva evolvere, cioè doveva andare oltre. Ecco, questo è stato lo sbaglio. Cioè, per dirvi, a un certo punto ho fatto un video che se lo ritrovo lo metto qui, dove avevo fatto la sfida del barattolino dove si accumulano la spazzatura accumulata di un mese. Io ho fatto quell'esperimento. Sapete comunque che quel video comunque non mi rappresenta per il semplice fatto che io al tempo ero veramente fissatissima con qualsiasi cosa entrasse nella mia vita, qualsiasi cosa entrasse in casa mia, perché qualsiasi imballaggio mi faceva venire l'ansia. Questo per dirvi quanto bene la vivessi, questa cosa del zero waste, anzi, ha semplicemente peggiorato la mia ansia, quindi e comunque non mi rappresenta perché, ma io ho fatto l'esperimento anche per dimostrare quanto fosse stupida quella cosa del barattolo. Perché una persona, non mi ricordo più il suo nome, ma una persona che è diventata famosa per la questione del zero waste è questa ragazza che è andata, questa donna che è andata al TED Talk portando il suo barattolino dove non c'era praticamente quasi niente, dicendo: questa è la mia spazzatura di un anno. Ma chi ti crede? Ma chi ti crede, segnò? Cioè, nel senso, cheat vittoria, chi ti crede? Nel senso, non ti crede nessuno, perché è impossibile in un barattolino così avere questo tipo di spazzatura. E io nel video dove l'ho fatto l'esperimento per un mese avevo un barattolino pieno, ma comunque adesso quella non è più la mia vita, cioè adesso
ho molta più spazzatura rispetto a quella cosa, ma per il semplice fatto che appunto ci sono delle cose che ho cambiato nella mia vita e non perché me ne sbatta dell'ambiente in questo momento. E quindi ho fatto quell'esperimento proprio per dimostrare che quella fosse una grande cazzata e che desse un messaggio anche sbagliatissimo senza contare delle persone che magari hanno bisogno di certi tipi di prodotti per vivere, per andare avanti, per sopravvivere, ma anche il semplice cibo confezionato, preparato, perché non tutti abbiamo a disposizione lo stesso tempo nelle giornate. Quindi quel video, anche quando l'ho fatto io, ho detto mi sento in colpa a far vedere che in un mese ho accumulato solo così poca spazzatura, ma allo stesso tempo era per dire in un anno è impossibile che tu abbia solo un barattolino così, perché solo avere degli scontrini ti farà riempire quel barattolo in pochissimo tempo. Sì, adesso ci sono tantissimi negozi che ti mandano lo scontrino via email, ormai tipo la mia il mio supermercato me le manda email, Sephora, se vado da Sephora me le manda per email, tutte queste cose qua, ma comunque ci saranno sempre tanti posti in cui lo scontrino te lo daranno lo stesso, e quello per esempio non si può riciclare, quello va nella spazzatura. Quindi detto ciò, con il tempo io ero veramente, come ho detto, molto fissata con queste cose, cioè di non portare a casa imballaggi, ero proprio sclerata, raga, a un certo punto ero proprio sclerata, cioè non lo nascondo, quando mi guardo indietro era veramente toxic behavior, quindi questo per dire che quando sono diventata vegana, che è successo nel 2020, quindi 4 anni fa ormai, ho capito che la mia priorità era il veganismo e soprattutto parlare di veganismo e mandare avanti questo, più che ecco le cose che non compro più, e sono le sempre solite 4 cose che non si comprano più, perché credo che, spero, almeno io speravo che si andasse un po' oltre questo, cioè speravo che la gente che ha iniziato col zero waste andasse oltre questo, cioè che si informasse su cose che magari inquinano di più rispetto all'imballaggio, perché appunto l'imballaggio non è il problema, è il contenuto il problema. Quindi c'è una youtuber che io adoro tantissimo che si chiama Glitter Mary, credo, no, scusa se l'ho pronunciato malissimo, che lei parlava appunto di questa cosa dicendo: quando guardo la me stessa di anni fa che andava dal macellaio con il suo barattolino per farsi mettere dentro i pezzi di carne invece per evitare il sacchettino, ecco, I'm talking about that. Cioè il fatto che le priorità, io spero che a un certo punto le priorità per le persone cambino e che capiscano che per l'ambiente, se si vogliono fare più cose, non basterà cambiare lo spazzolino, lo shampoo, queste cose qua, ma bisognerà fare molto di più e si deve partire dall'alimentazione. Io ovviamente sono molto fortunata perché comunque ho vicino a me dei negozi sfusi, quindi posso andare a cercarmi negozi sfusi, posso andare a cercare prodotti. Ho vicino a me tantissimi magari caffè, ristoranti che sono vegani, quindi se devo andare a mangiare da qualche parte so che posso andare in questi posti, quindi ovvio che anche le mie scelte sono state facilitate tantissimo da dove vivo io, però allo stesso tempo quando si fanno magari video sul veganismo e la gente fa vedere magari, che ne so, i prodotti che comprano, robe del genere, la gente parte subito: oh, ma quanta plastica! Regà, quanta plastica! Purtroppo comunque quel burger vegano comunque inquinerà molto meno pure con la sua plastica rispetto a una bistecca che poi la prendi tu in mano tu senza nessun pacchettino di plastica, credetemi. Oltretutto anche i prodotti animali sono confezionati, di cosa stiamo parlando? Quindi diciamo che con il tempo ho capito che il zero waste aveva lasciato alla gente un'unica cosa: la plastica. Questa è stata l'unica cosa che è stata lasciata come messaggio, e quindi i cambiamenti di conseguenza rispecchiavano solo dobbiamo comprare meno plastica, che per carità è un cambiamento assolutamente che io sostengo, e anch'io cerco di fare del mio meglio tutto, però se prima magari compravo prodotti solidi per qualsiasi cosa, adesso non è più così, perché adesso gli unici prodotti solidi che io ho è la saponetta, lo sapone per i piatti, il mio shampoo e basta. Ho provato, che ne so, il detergente
viso solido, lo struccante solido, la crema per il corpo solida, e sono cose che purtroppo hanno funzionato fino a una certa, e per quanto siano prodotti bellissimi non funzionano con tutti. Quindi io ho deciso semplicemente di concentrarmi a comprare dei prodotti che vanno bene per la mia pelle, che non mi fanno tipo sforzarmi di comprare un prodotto solo perché è sostenibile, zero waste, ma che magari non funziona, quindi io sto semplicemente sprecando soldi. E invece quindi ho deciso di comprare dei prodotti che vadano bene per la mia pelle, per le mie necessità, eccetera, e cercare di fare del mio meglio in altri campi della vita, come per esempio posso comprare la saponetta invece del sapone solido? Assolutamente lo farò. Posso portarmi dietro il mio sacchettino invece di prendere la busta di plastica nei supermercati, che adesso in realtà in Canada hanno tolto le buste di plastica quasi dappertutto, quindi se non hai una tua busta andrai a casa con le cose in braccio. Tutte queste cose qua che sono bellissime tutto quanto, però per me io avevo bisogno di andare oltre, cioè per me quelle cose sono rimaste a 6 anni fa, e quindi non parlo più di queste cose, cioè non parlo più, che ne so, la coppetta, dei fazzolettini riutilizzabili, della borraccia o della tazzina di caffè riutilizzabile, la faccio vedere ogni tanto magari, ma non ne parlo più come se fosse una cosa più vitale o il cambiamento che ci porterà veramente a delle cose pazzesche. E ecco perché per me essere diventata vegana mi ha fatto aprire gli occhi su cosa effettivamente sia la sostenibilità e quali siano veramente i cambiamenti che ci faranno arrivare da qualche parte. E qua ovviamente vi dico, non sto sminuendo assolutamente qualcuno che fa del suo meglio, che magari compra usato, che compra meno, che ha deciso di cambiare le sue cose in casa. Quelle sono cose pazzesche, e se lo facessero tutti saremmo già in un mondo migliore. E io so che ci sono persone che manco quello fanno, quindi ovvio che magari quei discorsi devono tornare ogni tanto, ma io semplicemente per come sono fatta io mi sento un po' stupida a ripetere queste cose, perché mi sembra un po' anche di dare dello scemo a chi mi segue che non sappiano che si può avere la borraccia riutilizzabile o avere, che ne so, i fazzolettini riutilizzabili, o comprare le tovaglioli riutilizzabili, o avere i tovaglioli riutilizzabili invece di comprare i soliti tovaglioli usa e getta. Quindi questo per dire che diciamo che con il tempo semplicemente io mi sono un po' allontanata da questo concetto, e quindi adesso io sui miei canali ufficiali parlo principalmente di veganismo, faccio magari anche video stupidi, sì, è chiaro, non sempre faccio video serissimi, e però ho deciso di concentrarmi su due macro cose, non so neanche macro argomenti, non so neanche come dirlo, che è il veganismo e la moda sostenibile, perché comunque la moda sostenibile per me è sempre stata importante, è una cosa che fa parte della mia vita, mi piace tantissimo comprare usato, adoro il vintage, quindi per me è importante anche buttarmi su quello, perché è vero che tuttora, dopo tutti questi anni in cui si fanno fatti discorsi sulla fast fashion, ma soprattutto sì, si sono fatti, come dire, documentari, cose varie, anche in Italia c'è un documentario bellissimo che si chiama Junk, se volete andare a vederlo, andatelo a vedere, è disponibile su YouTube. Comunque, quando si fanno discorsi attorno alla fast fashion, la gente non riesce ad avere un pensiero critico e si sentono presi in causa, un po' come anche il veganismo, perché sono cose che purtroppo toccano la nostra sensibilità e non siamo tutti empatici allo stesso modo, e quindi capisco che si fa ancora difficoltà con questo genere di discorsi, ma io credo che a un certo punto, ecco perché a un certo punto credo che sia importante parlare della sostenibilità e cercare di andare un po' oltre le solite cose che si sentivano dire soprattutto nel movimento Zero Waste, che come vi ho detto per me è da brividi, ma come vi ho detto vi potrei farci un video a parte se proprio può interessare. E quindi questo per dire che io ho, da quando sono diventata vegana, le mie cose adesso, le mie priorità sono avere sempre prodotti vegani, cercare di non contribuire allo sfruttamento animale in nessun campo, che sia, non so, andare allo zoo, queste cose qua, oppure nel turismo, utilizzare gli animali nel turismo, cioè sono argomenti molto importanti che purtroppo, sapete, io ancora entro su Instagram e vedo gente che va a visitare gli zoo, che va a vedere le fattorie didattiche coi figli, poi tornano a casa e mangiano la bistecca, cioè per me sono cose che veramente mi sconvolgono, sono molto onesta, e capisco che tantissimi discorsi attorno agli animali devono essere ampliati, cioè abbiamo bisogno di più voci che parlino di quelli, perché c'è tanto tanto sfruttamento nel turismo, nella vita di tutti i giorni, qualsiasi cosa, quindi
Ecco perché per me ormai vedere video dove la gente mi parla dello spazzolino in bambù o di gente che mi dice che il pollo inquina meno e quindi mangiamo il pollo, per me sono discorsi che non mi interessano e non hanno senso per me di esistere, per quanto capisco chi si voglia fare del bene, perché se lo si fa per un motivo ambientale questa cosa. Comunque a me sembra assurdo che discorsi attorno all'alimentazione siano sempre fatti dal punto di vista ambientale, su quanto inquini il bovino rispetto al pollo o al maiale, queste cose qua, perché poi sotto i video dei vegani troverete sempre quelli che parleranno di quanto inquini l'avocado, quando in realtà basterebbe fare qualche ricerca per capire che quell'avocado comunque inquinerà molto meno rispetto alla carne locale. Insomma, questo per dire che io spero sempre di più che ci siano. Che questi discorsi vengano più normalizzati rispetto al parlare di quelle cose che stanno ancora nella nostra comfort zone. Con questo non voglio dire che fare dei cambiamenti, come per esempio anche semplice cambiare lo shampoo, possa essere una cosa da sminuire, perché comunque ci sono le abitudini e sono molto difficili da eliminare. C'era qualcuno che mi aveva risposto una volta delle storie dove io parlavo un po' delle abitudini, di quanto sia difficile cambiarle, anche quando si parla di una cosa semplice come per esempio un profumo. Anche per me il mio profumo preferito, quando prima ancora di interessarmi a sostenibilità, era tipo Mademoiselle, credo, di Dior, una cosa del genere, non mi ricordo. E poi quando sono passata alla sostenibilità e ho deciso di comprare solo prodotti cruelty free, ho detto ok, devo comprare cose cruelty free, non c'era ancora la cosa vegana, ma era più che altro il cruelty free, perché le due cose non per forza sono connesse, perché esistono prodotti vegani che non sono cruelty free, esistono prodotti cruelty free che non per forza sono vegani, e poi ci sono quelli che sono sia su cruelty free sia vegani. E quindi capisco benissimo quanto possa essere difficile fare un cambiamento, anche a partire dalle cose semplici. Però allo stesso tempo ci sono così tante opzioni là fuori che ormai mi sembra anche ridicolo fare questi discorsi dell'abitudine, del non riesco proprio a non rinunciare a questa cosa perché, non lo so, mi sembra un po' una presa in giro per chi invece questi cambiamenti li ha fatti, perché non pensiate che chi è vegano prima non amasse dei piatti con prodotti animali, oppure chi, come dire, che chi ha cambiato un'abitudine nella sua vita sia stato facile per quella persona, semplicemente si riflette, si acquista un po' più di consapevolezza e si capisce, si trova un motivo per cui fare queste cose. Poi io ovviamente non entro assolutamente, quando faccio questi discorsi, non entro assolutamente in discorsi in cui le persone magari hanno dei problemi di salute, oppure per esempio io penso a un mio familiare che ha l'autismo e che quindi magari, che ne so, cambiare la routine o cambiare delle cose sia molto difficile. Non parlo, cioè quelle, mi sembra abbastanza palese che quelle persone siano escluse da questi discorsi, io parlo di chi potrebbe tranquillamente fare questi cambiamenti e comunque non vuole farli. E molto spesso è pigrizia, raga. Non posso trovare un argomento migliore di semplice pigrizia e la difficoltà dell'uscire dalla routine. Come ho detto, secondo me, finché non si trova un argomento valido per fare questi cambiamenti, che non sia egoistico, del tipo se lo faccio voglio un premio, è molto difficile uscire da quella mentalità. Quindi, e io lo capisco perché anch'io ho dovuto cambiare tantissimo la mia routine e ci è voluto un po', ma anche quando, che ne so, quando ho detto che volevo essere vegetariana, ma poi appena vedevo il sushi ero tipo E quindi per un po' io non mi sono neanche definita vegetariana, proprio perché mangiavo ancora il pesce. Avevo eliminato la carne da un giorno all'altro e il pesce invece è stato molto molto difficile. Però con il tempo ho capito che è un po' ipocrita da parte mia dire elimino la carne ma non il pesce, come se vedessi i pesci come non animali, e quindi ci è voluto un po'. Non è un se vuoi puoi, ma è veramente un acquistare semplicemente più consapevolezza. Poi c'è chi non vuole assolutamente fare niente e non posso fare molto.
molto. Infatti io se all'inizio ero molto crocerossina e speravo veramente che la gente mi prendesse come modello, parlo semplicemente soprattutto delle persone che mi conoscono personalmente, ho capito che col tempo se la gente vuole fare un cambiamento lo faranno, se non vogliono non lo faranno mai. Infatti posso dirvi 6 anni dopo con molta certezza che pochissimi dei miei amici effettivamente sono vegetariani almeno vegetariani, vi scongiuro, oppure che abbiano fatto dei cambiamenti dal punto di vista sostenibile. E quindi io ho semplicemente capito che non ha molto senso che io faccia la croce rossina e cerchi di cambiare il mondo, ma semplicemente far vedere quello che faccio e sperare di, come dire, di essere presa come ispirazione, chiamiamolo così. Ci sono persone che mi seguono, che sono diventate vegani grazie a me. A me questa cosa fa veramente piacere, mi fa sentire molto proud. E sono persone che non mi conoscono personalmente, sono persone che mi vedono su un social e dicono: oh, ok, ascolto il discorso di questa tizia e arriva in qualche modo quel discorso. Quindi io sono assolutamente molto felice, e niente, mi basta questo. Mi basta questo sperando che pian piano, una persona che diventa consapevole farà diventare magari consapevole altre persone. Quindi questo è il mio obiettivo principale. Il mio obiettivo principale è quello di veganizzare il mondo e dominare tutti. Bene, raga, io ho finito. Adesso vado a vestirmi e a prepararmi a studiare oggi. Sì, mi sono fatta bella per studiare principalmente. E basta, spero che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo la prossima volta. Come al solito, io cerco di fare video corti, ma non ce la faccio. E insomma, vengono sempre comunque lunghi. E se siete arrivati fino a qua, grazie. Se no, oh. Ok, questo è della Nabla, se vi interessa. Sono pazzeschi i loro rossetti. Pazzeschi, sono questi. Quelli sono quelli jelly, credo, i Beyond Jelly, sì. E questo qua è uno dei perfetti dupe del rossetto che usa Arwen, nel Signore delle Anelli, che è quello un prodotto della Clinique che è testato e non è vegano. Invece questo è il dupe vegano. E niente, ci vediamo la prossima volta. Se volete vedere i prodotti che uso, fatemelo sapere, magari posso fare un video. Se no, ci vediamo la prossima volta e ciao!